Ciao e bentornati nello spavillante canale Annalisa Superstar. Video haul vestiti. Beh, non lo facevo da un bel po' di tempo, ma perché da un bel po' di tempo non acquistavo assolutamente niente. Quelle cosine che ho comprato sono veramente acquisti un po' rari. Diciamo che di base, se compro qualcosa è abbigliamento per allenarmi, detto francamente. Ecco, sai cosa? Che anche io sono una persona, anche io sono un essere umano, me ne rendo conto che spesso diciamo che qualcuno non lo capisce questo, e quindi siccome a me piace lo stile oversize, cioè a me piacciono i vestiti e mi stanno larghi e comodi, proprio, ho detto proprio in italiano tra di noi, a volte mi scoccia, ma è anche tanto, proprio, ho detto sinceramente, essendo io sempre un essere umano, sempre, concetto difficilissimo da comprendere, sentirmi dire sì, però per me non è importante se il colore è nella palette della mia stagione, anche perché non so di che stagione sono e non mi interessa saperlo. Non mi interessa se mi slancia, non mi interessa se mi attossa, non mi interessa se mi allarga, mi interessa se per tutto il mondo mi sta bene o meno, mi interessa solo ed esclusivamente che piaccia a me e mi interessa solo ed esclusivamente che faccia sentire me a proprio agio. A mio agio, non proprio, cioè. Tutto il resto è gente che parla. Cominciamo! Allora, acquisto sportivo, ma non troppo, nel senso, è una tuta. Jumpsuit sono le tute. O playsuit, no, playsuit è quella corta. Tutta ad un pezzo. Come vedi dal loghettino alle spalle, è una tuta tutta ad un pezzo Nike, che ha il riccio della tuta da ginnastica, diciamo, in vita, e poi è un po' blusante e aperta sul davanti. Cioè, è un po' senza infame e senza lore, nel senso che non ha niente di così particolare, però in realtà è una tuta che serve per fare yoga, per fare pilates. Io l'ho comprata perché quest'estate intendo metterla per il post allenamento, per cui se sotto mi lascio il top sportivo con il baffo Nike, sta pure carina perché il davanti viene un pochettino aperto, così. Mi piaceva il concetto di avere un capo d'abbigliamento per uscire, quindi un po' più carino però sportivo, con un tessuto adatto allo sport, perché è di cotone, però sai, è di quel cotone che se sudi non è una mezza tragedia, perché in realtà questo capo viene venduto come un capo per fare yoga. Mi piace tantissimo. Poi la prima volta che io faccio la mattina, per adesso mi è presa la cosa che devo fare l'outfit check, che sono tutti outfit sportivi perché mi vado ad allenare, quindi cioè la tuta in mille declinazioni, perché tra l'altro io sono appassionata delle tute, non tute come questo, proprio tuta, felpa e pantalone alla tuta. Vabbè, comunque seguimi sull'Instagram per vedere i miei outfit check della mattina, che strizzano l'occhio allo sporty e poco meno allo chic, perché il concetto di sporty chic, sì, no, boh, non lo so. Comunque mi piaceva un sacco, te la farò vedere indossata perché è troppo carina. Allora, io l'ho comprata taglia L. Allora, io questa l'ho presa a niente su Zalando Privé. L'ho comprata taglia L per averla morbida, sincera, perché secondo me la M mi sarebbe calzata perfetta, però io proprio la volevo morbida, quasi scivolata, caduta e un po' più aperta sul davanti. Si trova spesso nelle vendite Zalando Privé, già l'ho vista almeno altre due volte, e si trova sia nera che color corallo. Color corallo è bellissima, troppo troppo carina. Questo video vedrà in me nella prima parte truccata e vestita esattamente come mi vedi vestita. L'ultima parte mi vedrai sicuramente spettinata e sicuramente meno truccata di quanto sono truccata adesso, perché aspetto ancora un pezzo che arriva lunedì in negozio, quindi fare una parte da un minuto e metterla alla fine mi costa poca fatica, quindi ho deciso di registrarlo prima questo video e poi lunedì andare a ritirare l'ultima parte e fartelo vedere. L'ultima parte è una borsa che ti faccio vedere alla fine, sta arrivando tardi perché l'ho fatta customizzare, quindi dovevano ricamare le mie iniziali. Prima però ti faccio vedere la parte interna. Ho preso da Zara, ti dicevo, questa borsa che con la customizzazione con le iniziali, era una borsa, diciamo, una shopping bag, e ho deciso di comprare una cosa che non ho mai comprato,
che ho sempre sottovalutato, a sto giro ho deciso di prenderlo, che è questo qua, che praticamente è un bag organizer. Ha le taschine, questa tasca con la cerniera, con la zip, in modo tale che, allora, diciamo, questa borsa che ti faccio vedere alla fine praticamente dentro non ha niente, quindi mi interessava mettere una cosa del genere. Ho avuto borse come quella che devo ritirare lunedì, simili, non mi sono mai creato il problema, però questa volta ho detto guarda, lo compro, anche perché le misure bene o male sono quelle, quindi io questo lo posso spostare da borsa in borsa. La testa mi ha detto così. Di questo stranamente abbiamo l'etichetta. Stranamente, io le etichette di tutti i capi che ti sto per mostrare le avevo messe da parte, come ho fatto in tanti anni, in tanti altri video haul. Ora, te lo giuro, non è una scusa, e chi ha un cane sa che non è una scusa. Le ha mangiate Elisabetta. Non ho altro da dire sulla faccenda se non le ha mangiate Elisabetta. Andando avanti, è costata 15,95 euro. Di questo ti posso far vedere il codice articolo, per esempio. Sembra ben fatta, ti ripeto, l'ho preso così, lo posso utilizzare pure con altre borse che ho simili ma che non hanno un bag organizer. Io li ho sempre snobbati i bag organizer, sempre. Sempre. A sto giro ho detto buh, proviamo. Poi, sempre da Zara, ho preso questi maxi cerchi, leggerissimi, sono molto molto sottili, molto molto leggeri, sono giganteschi. Mi piaceva proprio perché erano grandi ma discreti, quindi anche con una camicia o un top molto semplice o un abito quest'estate con i capelli sciolti, con i capelli sollevati, secondo me sono carini. Mi hanno fatto molta simpatia. Ecco, forse li ho pagati troppo, li avevo tra le mani e dicevo ma sono cari. Sono costati 9,95 euro. Io sai che non riesco a posizionare, cioè non riesco a dare un valore, ecco, quindi non lo so se sono costati tanto. Comunque mi piacevano, ho detto vabbè, ogni tanto un capriccio ce lo possiamo fare passare. Poi, sempre da Zara, per questo per fortuna ho l'etichetta, carinissima, mi piace. Io consiglio di prenderla una taglia in più per due motivi: uno, la vestibilità; due, una taglia in più molto morbida che cade quasi a sacco è troppo bella. Ho preso questa casacca top, te lo faccio vedere, è modello scatoletta di puro tessuto plastico, che io già ho pensato dipende la serata, no, che sto sudando, la guardo e mi sento proprio la schiena sudata, no grazie, però per tutto il resto del tempo si potrebbe fare. Allora, io l'ho presa L, e l'ho presa L di proposito, e ti dico di più, se ci fosse stata la XL probabilmente avrei preso anche la XL, perché non mi dispiace il fatto che vada oltre la spalla, volutamente presa a sacco, perché, senti qua, seguimi un attimo, pantapalazzo molto largo, proprio a campana, molto largo, nero in satin, ce l'ho, l'ho comprato anni fa, è ancora l'uso, è favoloso, che ha vita abbastanza alta, top bianco a fascia, è questa sopra, così, morbida, che mi scende morbido su questo pantalone morbido, mi piace da impazzire. Oppure anche per adesso, per esempio con un jeans, adesso anche con un bel jeans e una canottierina, secondo me è troppo troppo carino. Di questo ti faccio vedere il codice articolo. Di questo ce l'abbiamo, ancora Elisabetta non c'è arrivata, ma ci ha provato Elisabetta, ci ha provato, io sono riuscita ad arrivare in tempo. Io consiglio di prenderla una taglia in più, per averla proprio morbida che cade a sacco, anche perché questa, poi dentro il pantalone blusante, è un amore, già l'ho provata, mi piace un sacco, troppo carina. Allora, ti dirò, di questa casacchina, diciamo, c'è anche la versione abito, pure quella è carina. Sto andando di palo in frasca, o comunque sto andando da ordine di stendino, ecco, perché queste cose erano sullo stendino. Allora, sempre acquisti sportivi, sempre Zalando Privé, tu devi sapere che io tutti i miei capi sportivi, o comunque nel buon 98% dei casi, mi vedi sempre roba griffata, mi vedi sempre leggings Nike, leggings Under Armour, Adidas, le magliettine Nike, io ho sempre roba, cioè abbigliamento di marca, sostanzialmente per due motivi: uno, perché obiettivamente di qualità è una qualità che
che riesce a reggere ai lavaggi, perché per quanto mi riguarda un top, un leggings e una maglietta li uso per quell'allenamento e poi vanno in lavatrice perché io sudo tantissimo. E poi ragazzi, facendo crossfit io mi sporco sempre inesorabilmente di magnesite, quindi li tengo addosso un'ora e mezza e poi si vanno in lavatrice e vengono lavate diverse volte. Due, perché li compro su Zalando Privé, su Privalia, su saldi privati, insomma anche su Zalando stesso, perché su Zalando stesso certe volte abbattono i prezzi, e io dico sempre: ho comprato sto top a prezzo Lidl, lo dico con molta franchezza. Allora, ho in mano un top, io qui ho sbagliato. Se solitamente io compro i vestiti di una o due taglie in più perché io adoro lo stile over, a sto giro pensavo che avessero sbagliato loro l'ordine, sono andata a controllare, no, ho sbagliato io, l'ho preso L. Il fatto è che probabilmente io non lo riempio neanche, perché i top sportivi, i leggings sportivi sono le uniche due cose che io compro della mia taglia. Tutt'al più, se non è S è M, se non è M è S. Io L non compro niente perché so che mi stanno grandi. Ho comprato questo top sportivo Nike taglia L. Ora, è obiettivamente grande. Me lo metto lo stesso, ho pensato come poterlo stringere un pochettino, lo metto lo stesso. La cosa che mi piace di questo top, oltre il colore, è... io sono di quelle che gradisce le coppe nei top. C'è questa maxi toppa preformata all'interno. Perché sto sudando a solo pensiero, sinceramente, mi sento... tutta questa parte sudata, però diciamo che mi piaceva. Allora, questo l'ho preso su Zalando prima una decina di euro, o giù di lì, non più di tanto. Ti dico, ho preso top sportivi della Nike a 8 euro su Zalando prima, per dirti. È che di queste vendite devi avere la fortuna di trovare la cosa che ti piace della tua taglia quando hanno un buon prezzo, diciamo. Ma ti ripeto, io questo l'ho preso sì una decina di euro, poi ho preso anche questo leggings che non te lo... cioè, banalmente il loghettino Nike qua sotto, ma questo l'ho preso 13 euro, non ha niente di particolare, è un leggings, punto, niente di che, ma l'ho preso 13 euro. Faccio vedere queste cose esattamente come la felpa, come la tuta tutta ad un pezzo della Nike, per dire che io su Zalando Privé, insomma, questi outlet online che fanno delle offerte giornaliere a scadenza, compro un sacco di abbigliamento sportivo, mi trovo bene. Certo, se hai cognizione del brand, vale a dire, per esempio, io so che Nike bene o male veste regolare, quindi bene o male, se non è S M, se non è M S. Per esempio Adidas a me calza stretto, quindi S non la guardo neanche, o M o L, meglio L Adidas. Soprattutto i top, i reggiseni, diciamo, S assolutamente no. Con Nike mi capita di comprare S perché mi sta giusta. Quindi, siccome io dopo tanti anni, insomma, un po' di esperienza in queste cose, l'ho maturata conoscendo alcuni brand, ecco, se tu hai conosciuto, per esempio Under Armour veste grande, quindi io questo lo so. Se hai conoscenza, insomma, ti sai raccapezzare su queste cose, guarda che puoi fare degli ottimi acquisti a prezzi veramente bassi. Ti con leggings Nike 13 euro, ma considerato che mi ci butto a terra e poi le ho le mani sporche di magnesite, faccio così, ma... Poi ho fatto un ordine Benetton, di quello che ho preso della Benetton ti mostro soltanto un capo, perché c'è un paio di scarpette che ho messo su Vinted che mi stanno troppo grandi, il resto costava troppo, ho lasciato stare, quindi le ho messe su Vinted. E poi c'è una canottierina, c'è un toppettino smanicato bianco, veramente lì andiamo oltre, senza infame e senza lode, lì andiamo. Però sai, io queste magliettine girocollo con la mezza manichetta oppure smanicate d'estate ne uso tantissime, proprio a ricambio continuo, quindi quando le trovo a buon prezzo le prendo. E Mercadona e Benetton ne piace. Però ti mostro questo pantalone che è un pantajeans carinissimo, leggerissimo, super leggero. Guarda, la fantasia è quella del denim. È ovviamente elastico in vita. Hai bisogno che io ti dica che ho comprato un pantalone con l'elastico in vita? Comodi che non te lo immagini, comodissimi, comodi. Oh, ovviamente li ho presi in una L. Te lo dico, c'ho l'elastico molle, perché ok che non mi metto un pantalone di tuta, ma che non si dica che io non ho l'elastico caduto, che sto bella comoda. Questa è una cosa che mi è rimasta un po' dal lockdown, comunque, che non riesco a non mettere tute.
Niente, mi piaceva un sacco. Questo l'ho preso su Privalia, se non sbaglio, che è un'altra applicazione outlet online. L'ho pagato 15 euro, mi pare. C'è spesso Benetton, si trova spesso. Veniva venduto con risvoltino. Quando mi è arrivato l'ho provato, mi piaceva questo risvoltino tutto sommato. Ho detto, pure quest'estate con le birche sto volendo, sta anche carino, anche col sandalettino sta carino. Perché per un attimo ho detto, ma che fa, li porto ad accorciare. Li ho lavati, li ho stirati, ho ristirato il risvoltino perché non mi dispiace, sono carini. E soprattutto sono la comodità. Poi, tornando a Zara, ho fatto questo pazzo, ma proprio pazzo che non mi posso tenere. Ho comprato una felpa a manica corta. Ragazzi, è troppo carina. Troppo, troppo carina. Di questo non ho il codice articolo tra le mani, però questo posso recuperarlo nel carrello dell'applicazione. Quindi da qualche parte sarà comparso lo screenshot improvvisamente. Questa ha vestibilità over, come puoi vedere. La mia è una taglia L. Cioè, sia grigio chiaro, che è quella che ho preso io, bianca e nera, se non ricordo errato. Bianca ne sono sicura perché per un attimo ho detto la prendo bianca, invece alla fine l'ho presa grigia. Top! Io che compro una cosa grigia, che novità. Non è felpata ovviamente, è garzata all'interno, quindi va benissimo per questo periodo. Mi piace un casino, troppo troppo carina, ed è costata 15 euro. Molto molto carina, sai, scende proprio morbida, mi piace. Allora, la mattina durante i miei outfit check sporti che strizzano l'occhio allo chic e poi neanche così tanto, una mattina indosso un pantalone e dico, sì però su di me non si capisce bene che modello è perché a sto giro ho esagerato con la taglia, nel senso che io l'ho comprato taglia L. Di default, cioè io manco li guardo ormai, compro tutti L, però obiettivamente questo mi sta troppo grande. Se compro il bianco, perché c'è anche in bianco, se mi convinco e compro quello bianco me lo prendo M, perché obiettivamente questo ha una vestibilità decisamente ampia anche in vita. Quella mattina, siccome non si capiva che modello fosse indosso a me, perché obiettivamente mi stava un po' grande, metto l'immagine del pantalone e metto il codice e praticamente si scatena l'acquisto a questo pantalone, perché è un bel pantalone, il modello è troppo carino, il colore è troppo carino, è freschissimo e soprattutto ha una vestibilità gamba molto ampia ed è a forma di carota. Ragazzi, è troppo carino. Ho capito come farmelo stare bene, nel senso che per me andava bene, nel senso che ho detto va bene, mi sta comodo, esattamente come quello che io voglio indossare tutti i giorni. Ho scoperto come farmi ricadere giusti, o quantomeno fare capire che forma hanno. Basta che io faccio 3 giri all'elastico in questo modo. Se io arrotolo l'elastico mi cavano carini. È che ormai li avevo comprati, avevo utilizzati, ma a me non dispiacciono mai i vestiti che mi stanno comodi. So che molte fanno la smorfia quando dico queste cose, perché non lo so perché, saranno fatti i miei, quello che fa, vabbè, comunque. Quel giorno, per fare capire che tipo di pantalone avevo comprato, perché è troppo carino ed è freschissimo, ho messo l'immagine presa direttamente dall'app e il codice. Parte la caccia all'acquisto di questo pantalone, mi ha scritto una ragazza e mi ha detto, Lisa, guarda che fino alla 54 la L la veste, perché oggi sono andata a comprarlo, ti metto qui lo screenshot. Quindi questi pantaloni vi servono perché la vestibilità della gamba è ampia, cioè guardate che sono troppo carini questi, sono dei pantaloni tipo da tuta, ma chi se ne frega, sono troppo carini anche per uscire. Infatti io con questi qua io ho pensato bene, Birkenstock, magliettina, ciao, ci siamo visti, ci puoi anche uscire. Quindi io adesso di questi ovviamente non ho più l'etichetta, ti rimetto insomma il codice articolo e il modello per come veste. Però ti ripeto, una ragazza è andata a comprare e mi ha detto, Lisa, tranquilla, puoi dirlo, una L fino alla 54 la veste, punto. Favolosi. Questi pantaloni sono troppo belli, ci sono anche in nero, bianchi, perché io forse me li prendo bianchi, e questo grigio qui, questo grigio chiaro. Ho fatto un ordine Oysho sempre su Privalia e ho preso questo cardigan, questo S. Siete contente? Quelle che mi criticano che compro le cose grandi, siete contente? L'ho preso S. Felici? Potete dormire serenamente adesso? Sono felice per voi. C'è gente pesante in giro che non avete idea, non lo immaginate neanche la pesantezza. Questo
questo è S. Guarda, la faccio vedere così siete ancora più tranquilli. Questo è S. Una cosa della mia taglia. L'ho preso come giacchettina da mezzo tempo, perché è proprio carino. Mi piace come mi sta, a me poi piace come mi stanno i colori chiari. Questo guarda, costava 50 euro, alla fine l'ho pagato tipo 15. E poi ho preso, aspetta, questi. Si capisce. Allora, questi sono dei pantajeans con la Qdis, è un po' di pants sul davanti, molto comodi. Sarebbero cropped, però io sono alto 1,63 m e l'orlo è perfetto alla caviglia, quindi a me capita di comprare pantaloni cropped solo perché poi mi stanno perfetti e non li devo portare ad accorciare. Comunque, questo si capisce niente, ragazzi, aspetta. Vediamo se è così. Probabilmente così si vede meglio. Questi sono i pantaloni. Sono dei pantajeans. Sono molto 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 carini. Sono molto comodi. Ovviamente li ho comprati una taglia in più. Cioè, io prima vi ho dato una gioia dicendo di avere comprato una cosa della mia taglia e poi di nuovo mi compro cose che mi stanno larghe. Ma perché? Ma perché? Ma perché faccio queste cose agli internet? Ma perché? Che brutto esempio di persona che sono. Ora, purtroppo dei jeans non posso dare nessun codice perché il cane ha mangiato l'etichetta. Non è una scusa, giuro, non ho idea. Se riesco a recuperarlo, ovviamente lo metto, insomma, l'impressione da qualche parte. Detto questo, adesso qui ci mettiamo in pausa e compaio io un altro giorno, probabilmente struccata, sicuramente spettinata, sicuramente sporty che strizza l'occhio allo chic, ma che sono andata a ritirare la borsa. Come preannunciato, sono decisamente meno truccata, decisamente più spettinata e decisamente vestita in modo diverso, però ho messo la felpa quella nuova, che è carinissima, mi piace un sacco. Sono andata a ritirare il pacco, lo apriamo insieme. Io non so aprire i pacchi Zara, aspetta. E quindi aprire una scatola è un'impresa. Allora, sono troppo contenta. La prima volta che faccio customizzare una borsa. Dice, sei contenta per questa cosa? Sì. È contento di poco, ragazzi, vi devo dire. Allora, anche questa con la sua cosetta di tessuto. Ah, che carino! Allora, la borsetta è questa. È una borsa shopping, ho fatto ricamare le mie iniziali, Annalisa Superstar ovviamente, carina, carina, facciamo subito la prova, aspetta, prima ti faccio vedere l'etichetta, che una volta che lei è lì e non le può mangiare, scusa, ti faccio vedere l'etichetta con il codice. Questa l'avevo vista in negozio, solo che non l'ho presa. Poi così, passando un po' il tempo sull'applicazione la sera, presente quando ti riempi il carrello di cose, ho visto che si poteva customizzare. Siccome me la volevo prendere perché è carina, mi piace molto il colore, sai, è uno di quei colori che fa bene con tutto, d'estate uso tanto, ho detto, ma sai che c'è, mi faccio mettere l'iniziale e me la prendo. Sto facendo la prova a mettere il... Ah, ma perfetto proprio, perfetto. Tra l'altro pure dello stesso colore, perfetto. Guardala con l'organizer per borse che, ti dicevo, è dello stesso colore, guarda. Perfetto, sono veramente contenta di questo acquisto, di questa borsa. Ma in realtà di tutte le cosette che ho preso, che se ci fai un po' caso, meno male sono sempre la stessa solfa, però quello è il mio modo un po' di vestirmi. Carina, mi piace, ho unito questi gancettini, carina, mi piace un sacco, mi piace veramente tanto, è un amore, bella, grande, capiente, mi piace, sono contenta. Tra l'altro, ovviamente, una settimana per capire che colore fare ricamare le iniziali. Sai che ero molto indecisa se farle fare, c'è un punto di giallo tipo neon, siccome a me il beige giallo neon o comunque un giallo molto acceso piace come accoppiata, io volevo fare quello, poi mi sono detta no, senti, facciamolo così color panna che sta carino e sta bene con tutto, proprio carina, mi piace. Insomma, su Instagram poi io faccio vedere sempre tutto, è un po' meglio anche per
perché l'inquadratura è per lungo, non per largo, ed è le cose sotto questo punto di vista gli outfit si vedono meglio. Spero che il mio video ti sia piaciuto e che ti sia piaciuto il mio shopping, che posso sto giro, me lo sono meritata, punto. Ci vediamo venerdì con i video dei preferiti, perché ho dimenticato a condividerlo il 1° maggio, perché era il 1° maggio. Ciao, sono dei pesci, lasciami parlare, io dico molte cose.